rappresentiamo almeno gli ultimi 40 anni della storia del Comune di Jesi, visto che siamo a festeggiare il 40° compleanno di questa istituzione, che un'amministrazione trovi l'occasione per non autocelebrarsi, ma insomma per condividere, prima di aprirsi al pubblico, questo momento, credo che sia molto significativo, perché significa che chi ha lavorato in questi ultimi 40 anni, ma naturalmente anche prima, chi ha lavorato per la città di Jesi, ha costruito delle cose importanti da raccontare, da testimoniare ai propri concittadini. In fondo il lavoro che fate, che facciamo anche noi temporaneamente amministratori, è proprio quello di condurre al meglio la città, di cercare di rendere sempre più semplice, facile, bello, affascinante vivere nella città di Jesi. E forse questo può essere uno stimolo anche per chi lavora in settori diversi rispetto a quello dei beni culturali, di in qualche modo trovare occasioni per raccogliere le memorie e raccontare con una proiezione verso il futuro quello che è stato fatto, magari per gli uffici tecnici o per la polizia locale o per i lavori pubblici o per chi si occupa di servizi finanziari. Può essere un po' meno affascinante rispetto a quello che sia vedere le condizioni dei musei, però è comunque un aspetto significativo. Io direi che è uno dei valori di essere parte della pubblica amministrazione, no? L'abbiamo detto anche in qualche altra occasione, a volte, e perlomeno questa è un'idea che io vi do da cittadino che si trova in questo momento a occupare questo ruolo, il ruolo di chi si occupa per lavoro della vita degli altri è fondamentale. Può essere fatto in modo a volte anche nascosto, sotto traccia, ma se non è fatto bene poi se ne accorgono tutti, e se è fatto bene lo stesso se ne accorgono tutti. Quindi credo che abbiano avuto le organizzatrici e tutti loro dello staff dei musei civici, dell'ufficio turismo, un'ottima idea di proporsi e di proporci di riflettere sull'importanza di operare in un modo corretto per il benessere dei nostri concittadini. 40 anni non sono pochi, insomma, curiosamente l'81 per me è stato un anno importante, anche perché in questi giorni abbiamo parlato di 40 anni dalla diagnosi del primo malato di AIDS. Io nella mia vita professionale mi occupo di questo e è molto più facile fare la festa ai musei civici di quanto non sia fare la festa all'HIV, ma insomma stiamo cercando di fargli la festa anche a quello. Poi andremo alle stanze Bento Tesei è nato il 20 di giugno, che è la nascita del mio primo, per adesso unico, ma spero non solo nipote, quindi un'altra volta una data significativa, quindi sono veramente lieto di condividerlo con voi. E il mio messaggio è: raccontatelo ai vostri amici, alle vostre famiglie, cioè questo senso di appartenenza che si celebra anche in momenti come questi, credo che sia un ottimo modo per trovare una spinta ulteriore nel fare in modo migliore il vostro lavoro. Parlo per tutti voi, a loro non posso far altro che fare dei grandissimi complimenti, perché è una squadra capitanata dal valentissimo dirigente, una squadra di grandissima capacità che ha saputo rinnovarsi, trovare energie per fare sempre meglio il loro mestiere, e sono certo che la città ne sia consapevole, ma anche se non ha ancora scoperto tutte le potenzialità di questi luoghi, delle memorie e degli stimoli che in questi luoghi si possono trovare. Quindi il 5 dicembre ce lo segniamo sull'agenda e sarà comunque una data da festeggiare, anche quando non tornerà pari come il 40°, quindi ce lo ricorderemo anche in futuro. Il mio è soprattutto un ringraziamento per tutto il lavoro che fate. Grazie e buona festa. 10 anni, 50 anni. Bene, ci conviene iniziare, entriamo nelle sale Bento Tesei, che è l'ultima inaugurazione del 2021. Andiamo? Sì, prego.
qualcuno ha bisogno di qualche sedia, c'è, gli altri devono. Ci troviamo in un luogo abbastanza insolito che abbiamo in gestione da pochi mesi, è stata recentemente utilizzata questa area che abbiamo il Comune preso in gestione per la realizzazione di una mostra Raffaello Angelo Colocci che è terminata il 30 settembre scorso. In questa occasione utilizziamo questa prima stanza, erano quattro, sono quattro le stanze che abbiamo. La destinazione lo vedremo in seguito e questa sera cominciamo con raccontare qualcosa di quelli che sono stati trascorsi della Pinacoteca e di alcuni la Pinacoteca di Iesi nasce prima una piccola premessa nel 1866 vengono acquisiti, siamo a Seiane all'Unità d'Italia. Vengono acquisiti gli archivi degli ordini monastici ormai chiusi. Nel 1868 la città di Ancona organizza il tutto per poter realizzare una pinacoteca che non esisteva in precedenza. E il Comune di Iesi in quel periodo immediatamente si mette in moto per evitare di dover consegnare ad Ancona tutto quello che Iesi aveva come opere d'arte, come pezzi archeologici. Nel 1868, nello stesso anno, a settembre viene deliberata la realizzazione di una nuova pinacoteca qui a Iesi. All'epoca si decise di stanziare una cifra consistente per poter sistemare le stanze del convento di San Floriano. E la spesa era di 400 lire all'epoca. Queste stanze ovviamente non erano sufficienti per poter accogliere tutto il patrimonio artistico e archeologico che avevamo, erano stanze anche non del tutto salubri, molto umide. Di conseguenza si decise di partire con un progetto di risistemazione totale di questi ambienti del convento San Floriano. La spesa più sostanziata all'epoca era di 1707 lire, 1,76 centesimi. A seguito di questo lavoro di sistemazione, naturalmente la destinazione venne decisa anche su suggerimento di Antonio Colocci. Antonio Colocci
è colui che ha sposato Enrichetta Vespucci e che quindi ha unito le due famiglie con Oggi Vespucci, appunto, facendo portare agli esi tutto quello che era appartenuto anche alla famiglia del navigatore. Quindi ecco, la scelta viene fatta sul suggerimento appunto di Antonio Croci, che all'epoca era senatore del Regno, era diventato. Quindi queste opere vengono messe all'interno della chiesa Foriano e ben presto però ci si accorge che questi ambienti non sono sufficienti per contenere tutto il patrimonio archeologico artistico, per cui si decise di spostare una parte di queste opere nella biblioteca comunale, cioè nel Palazzo della Signoria. Lo spostamento avviene nel 1912. Nel 1912 si sposta il tutto al Palazzo della Signoria e lì anche vengono utilizzate stanze che non erano assolutamente sufficienti per raccogliere tutto il patrimonio. Addirittura, ecco, nel periodo in cui era ancora in San Vogliano, non c'era neanche il personale per poter aprire questi ambienti e di conseguenza chi era voleva fare un studio sulle opere del noto logicamente doveva rivolgersi a qualcuno che gli aprisse gli ambienti, perché non c'era un personale preposto, non c'era un orario d'apertura ovviamente. Quindi ecco, nello spostamento avvenuto a Palazzo della Signoria, scusate, la data è del 1949, lo spostamento. Nel 1912 invece è l'inaugurazione della ufficiale della Pinacoteca in San Foriano, fatta da Don Cesare Nivaldi all'epoca. Quindi ecco, la Palazzo della Signoria, la situazione è leggermente migliore, ma non ancora ottimale. Per cui ecco, questo dopo un lungo periodo, dal 1981, si decise di trasferire tutto a Palazzo Pianetti. Il Palazzo Pianetti era stato acquisito da poco, a seguito di una vendita fatta da due dei tre eredi di questo palazzo, e quindi ecco, nel 1982 poi avviene il trasferimento delle opere e quindi ecco, viene inaugurata la nuova biblioteca. Siamo quindi all'inizio degli anni 80. Nel 2000, ecco, la situazione prosegue, nel 2000 arriviamo a un intervento consistente fatto dall'allora amministrazione comunale e che consistette nella ristrutturazione di una fetta importante del palazzo. Considerate che questo palazzo era stato utilizzato dalla famiglia Pesei come appartamenti per sfollati durante l'ultima guerra mondiale, la stessa galleria era stata utilizzata a questo scopo, quindi c'erano dei divisori, di stufa, bagno per gli scarichi e una controsoffittatura, poi ecco quando sarete sopra lo vedrete, che era stata messa non tanto per proteggere gli stufi ma per rendere gli ambienti più abitabili, perché essendo molto alta praticamente la stessa di questa stanza era difficile da riscaldare l'inverno. E quindi ecco, passiamo un po' a vedere qualche immagine. Passiamo dalla prima. Ecco, vedete la galleria di stucchi, questa è alla fine dell'Ottocento e cambia un pochettino con il mobilio perché nella prima metà del Novecento. E questo invece è già lo spostamento nel complesso San Foriano delle statue di età romana e della biblioteca anche. Poi successivamente ancora vediamo ecco, la salana, questa stanza era prima di diventare salana, la sala delle armi, dove si costruivano appunto le armi per la difesa della città. Successivamente passa a essere il magazzino del sale. Questo utilizzo che è stato fatto di questo ambiente, le conseguenze purtroppo si vedono ancora oggi perché il sale piove, quindi corrode le parti strutturali, più che altro non il corpo, ma soprattutto le pietre. Ecco, questo è un esempio di come erano state sistemate le stanze dell'aula che oggi delle conferenze,
e quindi vedete una parte, la funzione del patrimonio artistico dell'epoca. Qui siamo sempre al Palazzo della Signoria e vediamo le opere di Lorenzo Rocco come erano sistemate, siamo nel 51. E quindi questa invece è la galleria, come dopo, oltre che essere vecchie, hanno perso un pochettino del loro fascino. Si vede solo la vecchia illuminazione, ecco, potete vedere a differenza di quella di oggi che è più alta, vedete che prima c'erano delle specie di acquasantiere appoggiate a 100 metri di altezza che illuminavano uniformemente tutto l'ambiente. Poi si fece. Qui siamo nel maggio del 1989, quando il principe Carlo venne a fare visita qui nelle Marche, non solo ai Iesi ma anche ai Carati, e venne accolto in biblioteca dalla dottoressa Monzoni, che era la dirigente dell'epoca, e si trattenne per una mezz'oretta, poi partì per il centro storico dove si fermò anche per dipingere alcuni scorci del centro storico stesso. Ecco, questa è la sala Tamburi che era stata allestita sempre alla fine degli anni 80, dal primo piano, lo vedete dopo, è un po' utilizzata come aula didattica, e quindi vedete una parte delle tante opere di Tamburi che lui ci ha donato nel corso del tempo. E qui siamo al 2000. Al 2000, come dicevamo, viene fatto un intervento importante di ristrutturazione, venne aperto l'ultimo tratto della galleria e addirittura vennero realizzati anche degli uffici, oltre a inaugurare anche la nuova sezione di arte contemporanea al secondo piano, che fino a quel momento era utilizzata come magazzino. Ecco, vedete infatti una delle sale più importanti, che è la Carte House, lo Muaro Guadra, dove era stata allestita proprio in occasione di questa inaugurazione la mostra su San Cristoforo. Ecco, questo è un trasferimento di tutti i nostri della scena realizzata a Raffaello all'interno di Museo Vaticani, no? La scuola di Atene, con i personaggi dei giorni nostri, se riconoscere qualcuno con la mascherina adesso è un po' più difficile comunque. Ecco, prima di salutarci e farvi proseguire nel viaggio, vi volevo così suggerire di osservare un attimo quando sarete nel primo piano dove c'è il Martirio di Santa Lucia, l'opera di Lorenzo Rotto, vedrete che la scena viene ambientata all'interno di un palazzo. Questo palazzo non è altro, quella è una scena da tribunale dove Lucia viene condannata, e c'è il giudice, ci sono i giudici all'apere, e lì l'ambiente non è altro che quello che era il tribunale inglese dell'epoca, cioè il primo piano del Palazzo della Signoria. Quindi adesso non tutti lo sanno, andate a vedere, vedrete che ci sono le colonne di Andrea Tucci, detto il Sansonino, che ha completato la realizzazione del Palazzo della Signoria dopo la morte di Francesco Giorgio Martini, che è l'architetto senese, che l'ha quasi completato questo palazzo, ma essendo là con gli anni purtroppo non ha potuto terminare questo lavoro, per cui il loggiato del primo piano è stato realizzato appunto dal Sansonino. E quindi vedrete ecco, questo scenario che non è altro che il tribunale dell'epoca, perché oltre che essere il palazzo comunale era anche il palazzo di giustizia. Con questo io mi fermo e vi auguro un buon proseguimento di serata. Allora, adesso torniamo a parlare di piani superiori. Thank you.
scandiamo i 40 anni con i rinforzi. Loro. Allora, un attimo, volevamo fare una foto tutti insieme, perciò ci posizioniamo da qui. Facciamo un semicerchio sul teatro, in modo tale da entrarci nella porta. Sì, semicerchio. Ciao. Ciao. Sì, se potete allungare un po' perché non ci siamo. Avanti. Chi è che deve fare la foto? Centrale. Paola. Vi dovete girare verso la macchina fotografica. Dovete fare capolino perché sennò non ne esco. Sì, della saltezza qua. Oi. Ah, aspettate. Grazie.
Thank you.
Ecco, sono due compositori, il primo tedesco, Müller, il secondo un italiano, Molino, e vi presentiamo due notturni originali proprio per violino e chitarra. Thank you.
parlare di Gaspare Spontini. State abbastanza distaccati dalle opere, si riuscite, esatto, perfetto, bravo. Ottimo. Perfetto. Bene. Allora, solo per dirvi che l'idea che c'è dietro il Museo Cinci di Palazzo Chigi del 2021 è l'idea del museo come centro di interpretazione del paesaggio culturale. Che cosa vuol dire questo? Che in realtà le porte di questo museo sono aperte e tutto ciò che qui è conservato in realtà ci parla di qualcos'altro, del paesaggio culturale che è anche fuori di queste mura. Parto proprio dal quadro di Gaspare Spontini, mi ricollego alla musica che avete appena ascoltato, per dire che anche la musica è paesaggio culturale. Naturalmente ci viene da pensare che la natura per eccellenza è un paesaggio culturale, come l'arte è un paesaggio culturale, ma ci sono anche cose che non si vedono, non si toccano, non sono tangibili, e anche queste sono paesaggi culturali. Penso alla musica, ma penso anche alle storie, alle tradizioni. Pensate a ieri l'arte orafa o tante altre arti, capacità che gli uomini, no, prima di noi hanno coltivato e arrivando chiaramente anche a dei prodotti che oggi sono nei nostri musei. Questo per dirvi che l'invito che vi faccio dopo questa giornata è di andare proprio a scoprire questo paesaggio culturale a partire dal Museo Palazzo Chigi, che in realtà mi portano anche in altri luoghi. Parto dal ritratto di Gaspare Spontini per dire che nel 2024 ricorreranno i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini, e il comune di Maiorato Spontini, ma anche quello di Chiesi, sono certa, organizzeranno tutta una serie di eventi, di iniziative per questa ricorrenza importante. E a Chiesi non dimentichiamo che abbiamo anche le sale bergolesiane spontiniane. E quindi introduco l'idea che in realtà i confini di Palazzo Pianetti sono ampiamente aperti a tutti gli altri musei della rete museale che abbiamo in città. Quindi in realtà oggi voi vedete solo una minima parte, ed è già tantissima. Pensate che questa è una minima parte del patrimonio culturale, del paesaggio culturale che abbiamo a Chiesi. Da questo Natale abbiamo anche istituito un biglietto unico che vi darà accesso a tutti e 8 dei 10 musei che abbiamo a Chiesi. 8 sono di proprietà pubblica e vi cito anche, 3 sono questi musei di Palazzo Pianetti, ma poi c'è la Casa Museo Orologi e Spucci, c'è il Museo delle Arti della Stampa, c'è il nuovo, no, Museo degli Arti Federico II, che comunque è 5, anche se è gestito in questi 8 anni privato. Ci sono le sale bergolesiane spontiniane all'interno del teatro, che sono una collezione museale. Ci sono le sale comuni antiche dentro Palazzo della Signoria, che a volte viviamo come biblioteca, altre volte, no, come il palazzo architettonico meraviglioso, ma non dimentichiamo che c'è una collezione con i blocchi, i libri antichi anche all'interno. In più, naturalmente, ci sono anche le sale vegetanti, le sale museali di Palazzo delle Azioni, che compongono questa rete di 10 musei e che da questo saranno visibili con un unico biglietto. Questo per far sì che i concittadini naturalmente possano vederli tutti, perché non è detto che tutti ci siano stati, no, all'interno. 2, per invitare anche il pubblico di prossimità a tornare a vedere più volte questo patrimonio, e i turisti a trattenersi, perché la durata sarà di un anno, quindi uno può anche tornare e vedere tutta questa bella rete di 10 musei che abbiamo avuto. E a voi vi chiedo di fare da ambasciatori per i vostri ospiti, parenti, familiari, amici, a proprio invitare a fare questa visita. Ci spostiamo subito nella seconda sala, perché faremo una passeggiata probabilmente veloce. Entrate pure più avanti, qualcuno che è seduto al centro, così lasciamo anche posto a tutti per entrare.
A proposito di paesaggio culturale, volevo dirvi che per caso ho acquistato questa guida che si trova nelle librerie edita da Feltrinelli, per caso l'ho acquistata alla COP, quindi ieri, che sapete ha molta sensibilità per l'arte, finanzia anche dei restauri, e speriamo che in quel concorso, non so se l'avete mai sentito dire, il restauro delle opere d'arte, presto possa essere candidata anche la nostra visitazione del Lotto, questo è l'obiettivo che ci poniamo. E in questa guida che parla proprio di paesaggio culturale, interpreta l'Italia come un paesaggio culturale, quindi ci sono i luoghi davvero, la Greenway dell'Adriatico con i trabocchi, bellissimi trabocchi che si possono ammirare, no? Anche dall'autostrada, piuttosto che le dimore storiche, e tra queste, con mio grande piacere, ho trovato proprio Palazzo Pianetti. Sono citate delle eccellenze assolute, quella precedente è il Palazzo Ducale di Mantova, quindi insomma siamo in un posto d'onore. Tra l'altro un po' mi ha fatto sorridere, non so se ci sono alcune d'acqua, però c'è lo specchiettino, se vuoi fare qualcosa di verde vai alla Riviera del Collero, penso che è la prima e l'ultima volta che succederà che Iesi e il Palazzo del Bisogno, il primo piano e la Riviera del Collero è uno specchiettino. Però ci sono anche i musei di impresa, per esempio Fedrigoni di Fabiano, Ferragamo, Firenze, insomma delle eccellenze assolute ci siamo anche noi. E vorrei solo farvi notare che per arrivare alle sale del Lotto, dove adesso vi accompagno, poi vi lascio all'ultima parte con Simona, vorrei chiedervi di alzare lo sguardo, perché in queste sei sale che voi attraverserete avete anche un meraviglioso ciclo dedicato all'Eneide. Ebbene, nelle Marche è un unicum insieme ad altri tre cicli che sono a Pesaro, al museo, attualmente c'è allestito il Museo Nazionale Rossini. Più soffitti ci sono, cioè il ciclo delle Eneide, da cui il nostro prende ispirazione, perché gli artisti che lo hanno realizzato, il nostro, sono gli stessi di Pesaro, ma lì sono, guardate bene, proprio quattro scene solo al centro della volta. Qui noi abbiamo ben 35 episodi delle Eneide, praticamente è dipinta tutta le Eneide. Poi ci sono altri cicli che invito ad andare a vedere, il famoso è quello a Palazzo Bonaccorsi a Macerata, ma anche in quel caso sono sei tele, quindi il nostro ciclo è comunque quello più davvero ricco e completo. E l'ultimo si trova nel Palazzo della Cassa di Risparmio a Fermo, ma non è ancora visitabile. L'idea è anche qui di fare una rete, come vi ho detto c'è quella museale, e come Simona vi dirà c'è anche quella lottesca, proprio per dire che i musei sono fortemente legati tra loro, soprattutto quelli marchigiani, e l'invito insomma è ad andare veramente a scoprire tutto questo paesaggio dentro e fuori dei musei. Piccola interrogazione per veri intenditori: in questa sala, perché vi faccio vedere l'anno di questa sala? Perché in questa sala troviamo la firma e l'anno in cui questo ciclo è stato realizzato. C'è qualcuno di voi che sa dire dove si trova questa firma? Non è facile, è bello pieno. Diciamo, via, se mi azzeccate in quale scena, già è qualcosa. Al cielo, bravo, giustamente, il nostro collega ingegnere, ecco. Esattamente, sulla prua della nave, vedete qui sopra la mia testa, sulla prua c'è un'iscrizione. Carus Paulutius Urbinas, perché Carlo Paolucci e l'aiutante Placido Lazzarini, Carlo Paolucci di Urbino, che insieme a questo Placido Lazzarini sono due esponenti del neoclassicismo marchigiano. Non è esistito solo il neoclassicismo inventato da Canova, ma ogni regione ha avuto il suo neoclassicismo, e questo è quello che abbiamo nella nostra città. È un ciclo molto bello, è stato eseguito tra il 1781 e il 1786, quindi completata la galleria, i signori Pianetti vogliono decorare tutte queste sale di rappresentanza, perché le Eneide naturalmente per i Pianetti rappresentano un'autocelebrazione del potere raggiunto da questa famiglia, che in qualche modo, no, vuole identificarsi un po' in Enea, questo grande eroe che diciamo è considerato insomma il fondatore dell'Italia, lascia la sua patria, no, Troia, e compie questo viaggio straordinario per arrivare nel Lazio e fondare il Roma. Quindi proseguite con la vostra visita verso Lorenzo Lotto e i suoi capolavori.
che conservano le opere del maestro veneto, Urbino, Ancona, Loreto, Monte San Giusto e Mogliano. Ci stiamo anche attivando per allargare la rete marchigiana, per collegarla con una rete veneta, per ampliare sempre di più quella che è la forza, la potenza del patrimonio culturale che, se messo in rete, si riesce a evidenziare, a tirare fuori degli aspetti, anche una conoscenza più completa dell'artista e determinati anche aspetti di un territorio. In questa sala volevo un po' fermarmi sulle due opere che sono le più tarde, la più tarda è questa tela che trovate qua, è degli anni 30. Tutte le altre opere conservate qui a Iesi sono delle pitture su tavola e potete notare, no, la differenza della forza, della compattezza, della lucentezza del colore da questa Madonna, la Madonna delle Rose e la Visitazione, che è dipinta su tela, dove il colore rimane più opaco, più spento, per il fatto appunto della differenza del supporto. E Lorenzo Lotto, come vi dicevo, è sempre stato fonte anche una delle opere da compartire per lavorare su diverse tematiche. Vengo da una settimana dedicata alla donna, come ben sa, come ben sapete, e ad esempio queste due opere, il tema del femminile sta al centro, no? Guardate questa bellissima rappresentazione di Maria che è all'apice di una piramide e viene rappresentata sia come la madre amabilis, no? La madre dolce, affettuosa che trattiene il bambino che viene riconosciuto dagli storici dell'arte come rappresentato in uno degli slanci più belli, più spontanei verso il padre Giuseppe, vestito e rappresentato come un pellegrino. Mater amabilis, ma anche mater dolorosa, che viene e cerca di allontanare il testo sacro dove è scritta la fine del Cristo. Perciò la figura bellissima di questa donna madre è di questa madre affettuosa, ma anche madre dolorosa che è a conoscenza di tutto quello che è la carica e la storia
del figlio. Tutto tradotto poi da Lorenzo Lotto anche attraverso la simbologia, dovete sapere che osservando le opere del Lotto ci si può veramente divertire e anche entrare in un mondo, no? A volte anche molto enigmatico, della simbologia. È stata proprio la dottoressa Monzoni ad arrivare a titolare quest'opera La Madonna delle Rose, perché la rosa è uno degli elementi più importanti all'interno del dipinto. Lo vediamo in questa bellissima natura morta sullo sfondo, è questa rosa bianca con delle striature rosse, no? Che è una rosa mistica, dove il bianco sta a simboleggiare la purezza di Maria e il rosso sta a simboleggiare il sangue del Cristo versato per la salvezza degli uomini. E guardate come la bellissima rosa intatta nella natura morta sullo sfondo, nei piedi, ai piedi di questa sorta di edicola, no? Molto semplice. Guardate anche la figura di Maria, Lorenzo Lotto, che rende così umani e così secchi, così umili e così fedeli i personaggi di Dio. No? Invece di far sedere la Madonna in un altare dorato, la vediamo seduta quasi in una semplice edicola di campagna. E ai piedi di Maria, la rosa compatta che vediamo sullo sfondo nella natura morta ha perso tutti i suoi petali. La storia che si deve compiere è la storia che si è compiuta, no? Un libro letto dove le pagine sono state tutto sfogliate. Spesso quando faccio i laboratori con i ragazzi faccio come riferimento alla storia della Bella e la Bestia, no? Dove c'è la rosa che perde il suo ultimo petalo e è il momento, e non deve cadere l'ultimo petalo perché poi ci sarà la morte del protagonista. Se vedete, tanti elementi della simbologia, dell'iconografia, sono fonti di ispirazione poi per favole, per storie anche di diverso genere. E ancora il femminile, guardate il dialogo, che sembra essere inquadrato, no? In questo tendone verde, un dialogo tutto al femminile tra Maria che va a visita a Elisabetta per darle l'annuncio della sua futura maternità, e Elisabetta è già il sesto mese, e accompagnata da altre due donne, e queste donne dialogano tra di loro solo attraverso sguardi e gesti. L'unica figura maschile è Zaccaria, lontano e, no, con le braccia aperte, stupito, sembra guardare anche un po' incredulo e anche un po' in difficoltà, no, nel dover decodificare questo linguaggio tutto al femminile. Zaccaria naturalmente con le labbra ben serrate, perché è diventato muto dopo che non aveva creduta le parole di Dio che annunciava la sua futura paternità, no? Elisabetta e Zaccaria erano già molto anziani, e la maternità appunto di Elisabetta avverrà in età avanzata secondo la volontà di Dio. E anche qui, se andiamo a leggere tutta una serie di elementi, dalla viola ai piedi delle donne, che è una viola che sta ad indicare la morte, la futura morte del Cristo, e tutta sulla davanzale una serie di oggetti che formano una bellissima natura morta che ci aiuta a leggere anche e a ricollegarsi con tutta quella che è la storia rappresentata poi nella scena sottostante. Passiamo alla seconda storia per andare a conoscere la storia femminile. Ma vorrei
continuare a parlare del museo come ha introdotto Rovina, come abbiamo cercato un po' di farvi respirare l'atmosfera, comunque l'idea di un museo come un organismo vivo, attivo, un motore da cui partire per andare a indagare diversi aspetti, anche il patrimonio conservato all'interno del museo come un elemento da cui appunto attivare una serie di azioni contemporanee. Dico questo perché sia la Pala di Santa Lucia che la deposizione sono state entrambe inserite in una progettualità didattica che hanno portato alla lettura interculturale dei due dipinti, nel senso che due artisti contemporanei, un duo che si chiama Cromo, Chiesino, formato da una pittrice e da un grafico, hanno realizzato insieme a un'attrice e una mediatrice una serie di laboratori con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e le secondarie di secondo grado, e di fronte a queste opere, andando a interpretare e a leggere le opere attraverso delle coordinate non iconografiche, ma di lettura del dipinto. Che cosa ne è uscito? Ne è uscito un libro d'arte che abbiamo posizionato sia sotto la Pala di Santa Lucia sia sotto la deposizione, dove si dà una lettura del dipinto attraverso le linee, i piani, il volume, il ritmo, la luce e il colore. Pensate quando persone di altre religioni si trovano di fronte a queste opere e non conoscono, no? la storia, insomma, da qui rappresentata, e devono leggere l'opera. Una lettura in chiave interculturale è un esempio di lettura contemporanea e nuova di quello che è il patrimonio storico-artistico. Attiviamo ormai da diversi anni una serie di attività e laboratori che vanno proprio in questa direzione. L'intercultura e il concepire quello che è il museo, tutto quello che conserva, il punto di partenza per instaurare un dialogo che riesca a mettere in comunicazione anche culture molto diverse. Il museo come zona di contatto. E vorrei farvi vedere una cosa che gira ormai dal 2018. Guardate un po' l'immagine di questa rivoluzionaria sudanese, Lee Suyan, una giovane studentessa che ha partecipato alle rivolte del Sudan nel 2018, e ditemi se non sembra la nostra Santa Lucia. La stessa posizione di questa giovane studentessa che ha animato la rivolta sudanese contro il governo, no? Per denunciare abusi e insomma il mal governo sudanese, è l'immagine che ha girato sui social, che è diventata molto nota, è diventata un po' l'immagine simbolo di tutte le rivoluzioni dell'epoca, è l'immagine di questa donna che assume proprio la stessa posizione di Santa Lucia. La santa al centro della Pala centrale diventa proprio il simbolo della forza, della determinazione nel portare avanti le proprie idee anche andando incontro alla morte, perché Lucia di fronte al giudice e le chiede di dimostrare di non essere cristiana, perché siamo all'epoca in cui i cristiani venivano perseguitati, e Lucia decide di convertirsi. Lei senza paura alza il dito verso il cielo e una colomba, simbolo dello Spirito Santo, scende su di lei e lei diventa fortissima, pesantissima, è il suo dito come se fosse un chiodo infilato nel cielo che non la fa più muovere. I soldati che tentano di spostarla, di portare in un fanale dove verrà torturata e poi uccisa, ma lei invece è carica, forte del suo nuovo credo.
e della sua nuova volontà, e senza paura porta avanti le sue idee. E portare avanti le sue idee può essere interpretato sotto tantissime chiavi di lettura, come la nostra Alan Salam del Sudan. E concludo leggendo un testo di uno storico dell'arte scritto negli anni 70, che si riferisce proprio al museo e all'importanza del museo, e recita proprio così: liberato dalle prevalenti connotazioni estetiche e storico erudite, innalzato da compiti di mera conservazione a compiti di promozione e di educazione, il museo potrà diventare sia un prezioso strumento di conoscenza del territorio, indispensabile alla comunità che programma, sia un centro di indagine e di partecipazione animato dalla consapevolezza che politica dei beni culturali è anche politica del territorio. Ci congederemo dunque senza rimpianto dei vecchi musei, se nel quadro della nuova realtà regionale, che si fa ancora sperare di poter guardare con occhio nuovo ai vecchi problemi, li vedremo ricostituirsi come centri vitali di attività didattica e di ricerca e punti nodali di riferimenti indispensabili anche per la programmazione regionale dei suoi insiemi. Mi sembrava insomma molto forte e significativa questa interpretazione del museo scritta negli anni 70 da Bruno Toscano. Perciò grazie a tutti per l'attenzione, e adesso è arrivato il momento di dividerci in due gruppi, perciò un gruppo andrà al secondo piano e un gruppo al museo archeologico, perché abbiamo preparato dei shooting con il circolo fotografico Ferretti che vi sta aspettando, anche per continuare un po' a festeggiare e a aiutarci a promuovere poi attraverso le immagini fotografiche anche il museo. Grazie a tutti. Appenderlo voi, dovete vedere la nostra voce.
lo speriamo. È questo il segreto del mondo. Siamo senza palla a letto, quindi...